Buona la prima per il Posillipo che nella giornata di apertura del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 vince contro la Nuoto Catania alla piscina Alba Orients di Casoria. Davanti a più di 200 spettatori, i rossoverdi nei primi tre parziali di gara hanno gestito la partita con i risultati di 1-0, 3-0 e 6-2, con ottime prestazioni di tutta la squadra. L'inizio del quarto tempo ha visto subito il gol del Catania, che è arrivato poi al 6-4 con la rete dell'ex posillipino Nicola Coccovillo. Un quarto tempo che ha visto gli ospiti arrivare a un solo gol dal pareggio sul 6-5. In seguito, il Posillipo ha poi aumentato la distanza a 1 minuto e mezzo dalla fine della gara, portandosi sul 7-5, risultato finale. Doppietta per Giuliano Mattiello e tripletta per Luca Marziali. Il commento dell'allenatore del Posillipo, Roberto Brancaccio. Al di là del risultato, 7-5 è un dispiacere che stavamo 6-0 fino a fine terzo tempo, poi abbiamo fatto rientrare il Catania. Vabbè, può essere inizio campionato, dobbiamo ancora aggiustare degli meccanismi, degli automatismi, quindi ci può anche stare. Anche se abbiamo cambiato i nostri 4-5 elementi, il risultato sicuramente è quello di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi salire di qualche posizione. Aspettando le Universiadi siamo qui a Casoria e ci fa veramente piacere avere tutto questo pubblico. Oggi è stato un bel tifo che da un po' che non si sentiva.